Se osservate attentamente, dopo esservi liberati dai credo e dai preconcetti, potete vedere che la terra sulla quale viviamo non è come ci hanno insegnato. Ci hanno cresciuti fin da piccini con l'idea di vivere su un globo nel sistema solare. Non esiste nulla del genere. C'è il Sole, la Luna e le stelle con i pianeti. Ma in realtà girano sopra la Terra in cerchio, come si può osservare e vedere. Abbiamo ereditato menzogne in questa generazione, trasmesse dalle generazioni precedenti, infettate dagli insegnamenti ricevuti da entità corrotte. La prova più ardua che ci spetta è quella di incontrare nella vita e sconfiggere questa menzogna in cui tutti siamo cresciuti e in cui tutti siamo caduti nella trappola. Ci hanno e ci stanno insegnando l'opposto della realtà osservabile del meraviglioso regno piano che ci ospita. Il cielo gira mentre la terra è stazionaria. Perché ci hanno insegnato il contrario? Se volete scoprire alcuni degli innumerevoli perché, potete farlo. A disposizione avete uno strumento meraviglioso che si chiama Indice Alfabetico attraverso il sito web www.tinelli.eu per analizzare e confrontare l'indottrinamento ricevuto, saturo di menzogne confezionate e iniettate inconsciamente che non corrispondono alla realtà. Capirete che la forza di gravità è una teoria mai dimostrata, ma viene insegnata nelle scuole come legge, tuttora. Dove l'esperimento di Cavendish non è mai stato replicato. Il Polo Sud è interdetto dal Patto Atlantico, ma nel Patto Atlantico fanno parte stati nemici. Quello che chiamano Polo Sud è il cerchio di ghiaccio che racchiude gli oceani. Il pendolo di Foucault non funziona come ci fanno credere, come l'effetto Coriolì, e queste prove potete replicarle. Non c'è nessuna difficoltà, basta solo provare. Semplicemente prendendo visione delle voci stelle al sud, capirete perché quando ci avviciniamo al cerchio antartico si vede il cielo ruotare nella parte opposta. Fate i vostri propri rilevamenti e poi chiedetevi perché si vedono oggetti che dovrebbero essere nascosti dalla presunta curvatura della Terra. Potete e dovete prendere coscienza degli inganni, degli errori e delle menzogne della NASA. È vostro dovere capire perché mentono. Perché non possiamo vedere il Monte Everest sulla terra piana? Attraverso le informazioni della prospettiva possiamo capire perché non si può vedere la stella polare dall'Australia, oppure perché vediamo la Luna capovolta nel presunto emisfero sud, o meglio oltre l'equatore. Oppure le navi spariscono dietro la curvatura della Terra. La curvatura della Terra si vede dal finestrino di un aereo? L'esperimento di Eratostene è valido come lo insegnano attraverso i libri di scuola? Il Monte Rainier dimostra il globo? La circumnavigazione, le mappe e la bussola, come funzionano sulla terra piana? E come volano da Sydney a Santiago gli aerei? E le eclissi sono veramente come spiegano attraverso la scienza? Le maree sono provocate veramente dalla Luna? Una volta compreso quanto è importante la terra piana, vi si riillumina una parte di voi che vi hanno oscurato. Il vostro libero arbitrio è solo vostro e solo voi potete scegliere se accendere l'interruttore e smettere di lasciare siano altri a scegliere per voi. A disposizione avete sempre il libro Il Risveglio,
da sfogliare anche gratuitamente online accanto al riquadro per chi desidera regalare un caffè virtuale dal sito web www.tinelli.eu. Per i più ghiotti ricordo il nuovo canale di ricerca The Secrets of the World. Dopo scopriremo che anche i traduttori dei geroglifici hanno toppato, link nella descrizione del video o attraverso la playlist sulla pagina Indice Alfabetico. Felicità e ben essere a tutti e tutte.